Buonasera, la cronaca in apertura di questa edizione del nostro telegiornale, evasioni, resistenza pubblico ufficiali, lesioni e minacce. Sono questi i reati di cui deve rispondere Saulo Angelucci, 25 anni, bloccato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Pescara a Caprara, nonostante fosse agli arresti domiciliari a Spoltore. Il giovane avrebbe aggredito un vigile urbano e poi sarebbe tornato a casa dove i militari lo hanno fermato non senza difficoltà. È stato necessario l'intervento di tre pattuglie dopo aver avuto a che fare con lui, cinque carabinieri hanno riportato delle lievi lesioni. Angelucci è stato già arrestato a dicembre del 2012 dopo un pestaggio con rapina nei confronti di quattro giovani avvenuto a colpi di cricche nel Pescarese. Allo stadio invece si è distinto per una discussione vivace con i tifosi durante la partita Caprara-Morrodoro. È un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, è stato rimosso questa mattina dal personale dei carabinieri e dagli artificieri della questura. Si trovava su un terreno di una società di costruzioni sulla Tiburtina a Pescara. La presenza è stata segnalata dal proprietario dell'area. Si tratta di un proiettile da 105 mm contenente tritolo ma senza spoletta che potrebbe essere stato oggetto di sparo e non di sgancio da un aereo. Ora si procederà al suo smaltimento, come annuncia i carabinieri della compagnia di Pescara. Si chiama Jamshid Ashug, è un medico di origine iraniana e ha deciso in un volume che uscirà tra novembre e dicembre di riscoprire i misteri di uno dei più grandi maestri del cinema italiano, come Federico Fellini. Vediamo. 20 anni fa moriva uno dei più grandi maestri del cinema, parliamo di Federico Fellini, celebre regista e sceneggiatore italiano, uno dei maggiori protagonisti della storia del cinema mondiale. La sua attività di cineasta, spesso interamente autobiografica, fu premiata esattamente nel 1993, pochi mesi prima della morte, con un Oscar alla carriera. Nell'arco di quasi 40 anni, dallo Sceicco Bianco del 1952 alla Voce della Luna del 1990, Fellini ha disegnato in decine di lungometraggi una piccola folla di personaggi memorabili, ma ha lasciato anche opere indimenticabili, graffianti, ricche di satira, ma anche velate di una sottile malinconia. I titoli di due dei suoi più celebri film sono La Dolce Vita e Amarcord, citati in lingua originale in tutto il mondo. Sono pochi gli scrittori che hanno deciso di riscoprire la figura di questo amato maestro del cinema internazionale. Oggi vi presentiamo Jamshid Ashug, medico di origine iraniana. Pensate che quando era giovanissimo vide un film di Federico Fellini e ne rimase pienamente colpito. E così, dopo aver letto la recensione sul film di Fellini, 8 e mezzo, scritto da un autore iraniano, ha trovato delle nuove rivelazioni sul pensiero felliniano, a tal punto che crede che chiunque vorrebbe conoscere questo genio deve per forza bussare alla porta di questo scrittore. Jamshid, come nasce la passione per il cinema e per Fellini? Passione per il cinema mi è nata quando sono stato dall'Iran, da quando avevo 16 anni che frequentavo alcuni amici nei circoli e club cinematografici per vedere in cosiddetto i film intellettuali. E in questi circoli ho conosciuto cinema italiano da Luchino Visconti in particolar modo e poi sono arrivato a conoscere, a vedere alcuni film di Fellini che già dall'inizio mi sembravano troppo difficili da non poter capire il contenuto delle sue opere. E poi piano piano sono andato avanti, di conseguenza ho conosciuto, ho visto dei film di e Pasolini e altri grandi maestri italiani e poi per studiare sono venuto fortunatamente in Italia e qui ho visto che è il momento giusto per poter seguire mia passione per cinema. Ora che mi trovavo in Italia ho seguito profondamente questa materia. È talmente grande la passione che tu hai realizzato anche un volume per omaggiare la figura di Federico Fellini, molto conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Sì, io da 20 anni che studio Federico Fellini e sono arrivato a un certo punto con aiuto di alcuni amici che mi hanno stimolato di scrivere questo libro, che è un libro quasi di 110 pagine, si intitola Scoprire i misteri di Federico Fellini
che ultimamente è uscito sul mensile da leggere, una recensione sul film 8 e mezza. Tanti capolavori per il cinema, Federico Fellini, qual è quello che a te sta particolarmente a cuore ancora oggi? Intervista di Federico Fellini, che mi sembra più felliniano, perché è riuscito finalmente a realizzare un suo desiderio, difficoltà di trovare un film, difficoltà di fare un film, di conseguenza di creare difficoltà allo spettatore per capire il contenuto di questa sua opera. Una frase che lui ripeteva sempre: l'immaginazione va oltre il pensiero. Sì, è vero, questo lo diceva spesso pure Tonino Guerra, che era un suo amico poeta. E ogni volta che Fellini li salutava per andare via, diceva: ragazzi, non dimenticate che l'immaginazione è al di sopra del pensiero, e questo diceva tutto. Infatti lui ha potuto realizzare questo suo sogno, e a noi ci ha dato questa possibilità di poter toccare con le mani proprio immaginazione, e poter toccare e vedere è una cosa grandissima. E proprio nel ventennale della morte, un altro dei registi italiani più celebri nel mondo, come Ettore Scola, ha voluto realizzare Che strano chiamarsi Federico, un docufilm con materiali di repertorio, backstage, ricordi ed episodi della lunga amicizia tra i due registi, che Scola ha scritto insieme alle figlie Paola e Silvia. Sul set del mitico Studio 5 di Cinecittà, la seconda casa di Federico Fellini, in cui è stato girato questo docufilm, ci sono le ricostruzioni della redazione del Marco Aurelio, del bar dove l'insonne Fellini approdava la notte con i suoi amici, ma anche l'appartamento in cui il giovane Scola leggeva al nonno cieco il Marco Aurelio. E poi c'era la mitica Lincoln con cui Fellini andava in giro sempre con i suoi amici la notte, e il bagno diurno Cobianchi di Roma. Ascoltando però ciò che ci dice Jamshid Ashugh sulle opere di Fellini, possiamo sinceramente credere che fino ad oggi si è fatto ben poco su questo genio, e quindi, secondo lui, bisognerebbe ricominciare tutto da capo. Tutte iniziative dunque che servono a mantenere vivo il ricordo verso questo genio del cinema internazionale, altrimenti l'artista più grande di tutti i tempi rischierebbe di rimanere sconosciuto, e l'istituzione italiana, ma l'umanità in generale, perderebbero quindi un tassello importante nella creatività e nel pensiero. E il tenente Antonio Di Dalmazzi è il nuovo comandante del nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Pescara, e ha preso il posto in questi giorni di Salvatore Invidia. Di Dalmazzi è di Chieti, per cui sente Pescara una città molto mia, come ha proprio confermato nel corso della presentazione alla stampa. Si è arruolato nel 2004 dopo 2 anni alla scuola Marescialli, ed è stato fino al 2008 al 3° Battaglione Lombardia, per poi spostarsi a Mantova, dove è stato fino al 2012 vice comandante di stazione. È tutto, vi lascio al meteo, buona serata.
Ilmeteo.it saluta caldamente tutti gli affezionati alle nostre previsioni. Grazie. Ecco le previsioni per martedì 10 settembre 2013. Peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali, centrali con rovesci e temporali, molte nubi altrove. Vediamo meglio nel dettaglio. Nelle regioni settentrionali cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi con buona possibilità di precipitazioni su tutte le Alpi centrali, orientali e sulle pianure a nord del Po. Nelle regioni centrali già molto nuvoloso in Sardegna, con rovesci e temporali che si propagheranno nel corso della giornata anche a Lazio. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà molto nuvoloso con qualche debole pioggia sugli Appennini. Raggiungiamo a questo punto anche le regioni meridionali dove troviamo piogge e temporali localmente forti in Campania, molte nubi sul Gargano e nord Sicilia, parzialmente nuvoloso sui restanti settori. Venti dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno con rinforzi di scirocco sul Mar Ionio e sul Medio e Basso Adriatico. Temperature previste minime stazionarie al nord e al centro con valori compresi tra i 14 e i 20 gradi fino a 24 gradi invece al sud. Di giorno calano le temperature al nord e al centro con valori sui 22 e 30 gradi, tra i 23 e i 32 gradi invece al sud.